Allora, buonasera a tutti, benvenuti al tavolo 6, tavolo 6 che ha ovviamente un titolo che vedo che interessa diverse persone, cioè didattica digitale integrata, ovviamente, quali strumenti, quali proposte. Io sono Marina Lodigiani, responsabile della formazione di Impara Digitale e con me c'è Riccardo Tavola che adesso si presenta. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in questo tavolo così ricco di partecipanti. Mi chiamo Riccardo Tavola e per Acer Italia sono responsabile per il mercato italiano del mondo dell'educazione e della scuola. Vi chiedo scusa se ci dovesse essere qualche piccolo rumore di sottofondo, ma ho anche la doppia veste di papà. E quindi oggi ho mia figlia che per casa è piccolina, ancora 3 anni e mezzo, magari incuriosita da quello che sto facendo, potrebbe disturbare un attimino. Cercherò di tenerla a bada, ma è curioso, ma tanto so che sapete benissimo qual è la difficoltà e qual è l'interazione che avete con me, con i ragazzi e i bambini. Perfetto, allora a noi piacerebbe che questo tavolo fosse per quanto possibile, ovviamente perché lo strumento che avete a disposizione è la chat pubblica nella quale potete scrivere, che fosse un momento di confronto e di interazione con voi. Non vogliamo fare nessun tipo di lezione, non è questo l'intento, anzi siamo a vostra anche eventuale disposizione. Ovviamente abbiamo una piccola introduzione anche preparata. Perché possiamo introdurre, diciamo, l'argomento della didattica digitale integrata, visto che si parla anche di strumenti e c'è ovviamente Riccardo che cura, diciamo, per lavoro questa parte, ovviamente è anche in doppia veste di papà, non ancora alle prese con la didattica a distanza, fortunatamente perché la piccolina è il primo anno di scuola materna. Quest'anno, per cui scuola dell'infanzia, perché poi bisogna dire bene. E quindi niente, già i nostri utenti dicono che se la bimba vorrà partecipare tranquillamente, assolutamente E la che accogliamo. lei è più preparata di me, mi fa fare brutta figura poi. Certo, Grazie. certo. E niente, una piccola presentazione che voi vedete qua sotto, semplicemente di accompagnamento. Ora, penso che vediamo un po' se riesco a forse Riccardo hai un più in basso a sinistra con cui puoi far Esatto. diventare presentatore. Eccoci, così passo Allora, palla un attimo. prima di appoggiarmi alle slide, permettetemi di spendere qualche minuto per un sincero ringraziamento emozionato, perché ho vissuto il periodo del lockdown e ho provato a mettermi nei panni di docenti che d'improvviso sono stati catapultati in una modalità emergenziale e su cui non erano preparati, su cui non erano supportati, e devo dire che conoscendo anche diverse persone dell'istruzione, anche personalmente come amico, ho quasi percepito che come sempre vi siete messi non solo sulle vostre spalle le vostre difficoltà, ma anche le difficoltà e le ansie dei ragazzi e delle famiglie che abitualmente vi incontravate per scuole, a cui eravate abituati a confrontarvi nella didattica tradizionale. E veramente volevo ringraziarvi perché io ho provato ad affrontare la difficoltà di genitore e papà, provando a continuare a lavorare da casa con una figlia piccola, e non immagino cosa possa essere stato per il vostro grande senso di responsabilità, dover cercare di far andare avanti tutto quello che era il programma e continuare anche a tenere viva l'emozione positiva e gestire anche tutte le emozioni invece difficili e negative che il periodo che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando ci ha portato. Quindi veramente grazie di cuore da parte mia, da parte della mia azienda. Questo perché l'ho voluto iniziare anche con un ringraziamento perché da sempre chi magari ha anche avuto un contatto con noi in passato sa che rispetto alle altre aziende Acer ha un rapporto con i docenti all'interno non solo del mercato italiano, ma anche a livello europeo, a livello globale, molto stretto, perché abbiamo un approccio dedicato al mondo della scuola veramente differente. L'azienda nasce 40 anni fa a Taiwan e da sempre ha avuto nella propria visione, nella propria missione, quella di provare a portare
la tecnologia in modo tale che non ci fossero barriere tra le persone, gli utilizzatori della tecnologia, che la tecnologia fosse un'espressione di un percorso di crescita a 360 gradi. Io credo che non solo in questo momento, sicuramente in questo momento è molto più evidente, l'accostamento tecnologico, digitale, scuola sia molto centrale in questa mission. Da questo punto di vista ne siamo partiti con al centro sempre i bisogni della scuola e dei partecipanti, particolarmente chiaramente le figure più importanti, quindi i docenti, gli studenti in primis, perché alla fine lo scopo nostro è quello di cercare di supportarli con delle metodologie innovative per quanto riguarda i device, ma senza mai prevaricare la linea sacra della didattica, che è vostra competenza. E cercare di fornirvi il più possibile dei dispositivi che possano essere utili. Utili a condurre questa sfida importante di preparare i ragazzi alle sfide tecnologiche che il mondo del lavoro richiederà quando il loro percorso scolastico sarà terminato e entreranno nelle varie aziende o nei vari percorsi professionali. Percorsi professionali che già oggi sono fortemente contaminati dalla presenza dei computer nelle varie e svariati fattori di forma nelle varie declinazioni, molto probabilmente anche in futuro questa interazione, questa contaminazione sarà sempre più presente, sempre più importante. Quindi è bene che ci si possa da subito confrontare con chi, come voi, sappia educare all'utilizzo della tecnologia in maniera corretta. Computer da solo non farebbe nulla, ma è grazie alle sapienti mani e alla sapiente guida dei docenti che questo percorso didattico diventa virtuoso in qualsiasi scenario, sia che sia standard, di emergenza o misto, in base alle varie caratteristiche che dovremmo in qualche modo implementare nei prossimi mesi, nei prossimi anni scolastici. Acer ha un portafoglio molto ricco, non voglio fare assolutamente pubblicità per troppo tempo ai prodotti, volevo solo puntualizzare quelle che sono per noi le cose importanti e che cerchiamo di portare sul mercato, ovvero dei dispositivi studiati, ingegnerizzati per la scuola, non dispositivi a qualsiasi costo, con qualsiasi compromesso, ma cercando di far sì che gli investimenti che la scuola sta effettuando per dotarsi di dispositivi tecnologici rimangano effettivamente degli investimenti e non si possano invece tramutare per errore in un possibile spreco di risorse. E questo come lo possiamo fare? Cercando di garantirvi la presenza di device sempre, scusami amore, abbasserò la voce, sempre dei device studiati e ingegnerizzati per quello che vengono utilizzati. Quindi abbiamo all'interno delle nostre fabbriche passato un mandato molto chiaro, sappiamo quali possono essere i rischi di rottura all'interno della giornata scolastica, dei device, quindi cadute, urti, pressioni che in qualche modo possono danneggiare il dispositivo, e questo è sicuramente un aspetto molto importante, perché se la scuola si dota di un dispositivo qualsiasi, e il dispositivo cade dal banco, per caso incidentalmente finisce sopra una quantità di acqua, un bicchiere d'acqua, una bottiglietta, il dispositivo si rompe. La scuola ha un costo, ha un disservizio, e vorremmo cercare di evitarlo. Ecco perché chiediamo ai nostri partner, alle scuole, di prendere in considerazione la nostra offerta specifica, che prevede che i nostri device per le scuole abbiano delle specifiche caratteristiche tecniche, ovvero resistere a urti, pressioni fino a 60 kg, a cadute fino a 1,22 m, che è l'altezza più alta di un banco in Italia, e avere una tastiera particolare in modo che permetta all'acqua che finisce sopra di essere drenata e di non danneggiare i circuiti. Il tutto all'interno di una scocca che garantisca anche la portabilità, quindi un peso contenuto, una durata della batteria idonea alla giornata scolastica, che eviti quindi la necessità di dover per forza ricaricare il prodotto alla rete elettrica, un'esperienza touch anche con la penna Wacom, che comunque è molto importante nel percorso didattico, nello sviluppo della grafia, e alcuni accorgimenti anche di sicurezza ulteriori per far sì che proprio ci sia maggiore comfort nell'utilizzo, ma anche maggiore sicurezza da parte della scuola, che sta dando a dei ragazzi uno strumento e quindi vuole che siano rispettati tutti i requisiti di sicurezza. Questa tecnologia e queste accortezze
possono essere trovate nei nostri prodotti, indipendentemente da quale sia il percorso di sistema operativo o di tools che volete, di cui volete dotarsi. I due principali in ambito Windows e in ambito Google, la nostra offerta è trasversale, possiamo fornirvi notebook basati sul sistema Microsoft Windows, così come prodotti basati su tecnologia Google, la grande novità, se vogliamo chiamare, soprattutto di quest'anno, che ha avuto una grande diffusione, e a livello di ingegnerizzazione l'hardware e le caratteristiche di produzione sono le medesime. Il tutto chiaramente funziona non perché siamo i più bravi, ma perché continuiamo a parlare continuamente con quello che a noi piace chiamare essere l'ecosistema del mondo della scuola, dove noi siamo una parte di questo ecosistema, ma siamo da sempre al fianco di associazioni come Paradigitali, delle istituzioni, dei produttori di software, anche specifici non solo di Windows e di Google, ma anche di utilities che vengono poi usate come materiale scolastico, come software di insegnamento, e questo continuo confronto ci permette di essere aggiornati sulle vostre esigenze. Quello che mi piacerebbe ricevere oggi da una platea così ricca sono i feedback. Quello che portare via è proprio l'esperienza che voi avete avuto, i dubbi, anche i falsi miti magari sull'utilizzo dei device, e poter tornare sul mercato fra qualche mese cercando di porre delle soluzioni a queste problematiche, i miglioramenti che ci potete richiedere, perché questo per noi è essenziale. Essenziale questo sistema di feedback mediato appunto da docenti, e che per noi rimangono insieme agli studenti assolutamente centrali nella scelta dei device e nel poterci trasmettere quello che realmente avete bisogno. Io, Marina, se tu sei d'accordo, lascerei la parola a te e alla nostra platea. Bene, allora, questa introduzione diciamo che era ovviamente doverosa, un po' per anche farvi capire che l'azienda ormai ha la settore education che guarda, osserva e soprattutto chiede al mondo scuola di comunicare con loro per le esigenze. Poi un po' perché adesso con i dispositivi, con la grande richiesta di dispositivi, vuoi per ovviamente la pandemia e vuoi perché l'integrazione, ecco, io vorrei parlare di integrazione oggi, cioè la parola didattica e digitale è un po' che ormai rimbomba nelle nostre orecchie da docenti. Abbiamo fatto formazione con il Piano Nazionale Scuola Digitale, abbiamo fatto formazione, abbiamo imparato che ci sono app, piattaforme, software. L'integrazione, la parola integrazione è comparsa adesso, anche se a mio avviso già ovviamente si integrava un po' di digitale, non magari in tutte le scuole, in tutti i livelli, negli stessi modi, però ovviamente vorrei parlare appunto di integrazione. E integrazione da quest'anno, soprattutto dall'anno scorso, consiste anche nella scelta dei device. Quante volte la scuola chiede al docente o ai docenti un pochettino più esperti, diciamo, quali computer compriamo, che cosa acquistiamo con i fondi quali device per il laboratorio di informatica, anche in previsione, soprattutto da appunto gli ultimi periodi, in previsione di un uso con gli studenti che ne hanno bisogno e non possono averne a casa, un uso incomodato, che poi ovviamente si riflette sul nostro lavoro, perché io, docente, uso la mia tecnologia a casa o a scuola con gli studenti che a loro volta potrebbero essere in classe con me oppure a casa, e quindi il device stesso, a parte la connessione di rete su cui in questo caso possiamo magari ben poco, le zone che non sono coperte non sono ovviamente compito nostro, però ovviamente il device, quale device, che tipo di device, la tavoletta grafica che è andata molto in voga quest'anno, lo strumento penna, il computer piuttosto che il tablet, lo smartphone, sono tutti strumenti che sì, è vero, si utilizzavano anche prima, ma adesso sono diventati uno strumento indispensabile. Indispensabile perché dal momento in cui ci viene richiesta
la didattica a distanza. Passiamo attraverso questi strumenti, tutto passa attraverso questo strumento. Anche la didattica digitale integrata ovviamente ci permette di passare attraverso questi strumenti, anche se appunto siamo ancora fortunati a poter integrare con la didattica in presenza. E quando io ho visto, quando è uscita il documento del Ministero con la didattica, la parola, l'acronimo DDI, a me è venuto in mente subito il modello che avevo visto tempo addietro, il modello che è definito con un acronimo, SUMMER. Non so se avete, ho scaricato l'immagine in modo da poterla eventualmente condividere con voi. Vediamo se mi faccio questa cosa, arrivo subito. Eccola, l'immagine è questa. Riccardo, mi dai un feedback? La vedi? Assolutamente sì. Ok, eccola qua. Questa è un'immagine del 2010, se non ricordo male, quando si cominciava a introdurre la tecnologia, ma a me è balzata proprio come un flash nella mente. Quando appunto l'introduzione di LIM piuttosto che altri dispositivi hanno cominciato a comparire nelle nostre aule, nelle nostre classi, e anche i docenti ovviamente si sono trovati a chiedersi: ok, che cosa ci faccio con questo strumento? E quindi era stato analizzato, diciamo, l'utilizzo, e si è arrivati alla conclusione di questo modello. Poi magari, se vi interessa, vi do anche qualche riferimento. Questo modello che analizza quattro fasi dell'integrazione della tecnologia. E mi piaceva questa immagine perché, se vedete qui l'omino qui che dice mi chiedo che cosa ci sia sotto nell'oceano, e poi i diversi livelli, dove la S sta per sostituzione. Sostituzione nel senso che la tecnologia si sostituisce a qualcosa che posso fare anche in modalità analogica, diciamo. Quindi facciamo un esempio: io scrivo il mio tema con carta e penna, e poi l'editor di testi è diventato anche quello uno strumento con cui fare la stessa cosa. Quindi scrivo con il mio Google Doc, oppure ovviamente il corrispettivo di Microsoft, perché sapete che adesso le piattaforme che le scuole hanno scelto più o meno, forse se la giocano fra queste due. Quindi primo livello sostituzione, il secondo livello che viene definito dalla A di aumento, diciamo, perché c'è un qualche cosa in più, quindi un miglioramento. Quindi la tecnologia è un sostituto, sì, ma mi permette di fare un qualche cosa di più. Quindi se posso cercare un punto di riferimento, un luogo preciso attraverso l'Atlante, lo posso fare adesso anche con Google Maps, posso cercare un punto fisico sulla cartina. Il livello aumentato me lo fornisce l'applicazione, che eventualmente mi dà informazioni extra, mi fa vedere delle immagini attraverso dei tag, mi permette addirittura di scendere per strada, perché sapete che è lo Street View, oppure per tornare al nostro foglio di videoscrittura. Io prendo un documento e uso esclusivamente gli strumenti per la digitazione perché mi serve un testo, ma allo stesso tempo potrei, attraverso sempre la rete e lo strumento tecnologico, fare una ricerca, prendere un'immagine, inserirla, fare tutta una serie di operazioni sempre con lo strumento tecnologico. Ho fatto qualcosa che è diciamo di diverso da quello che potrei fare in modo analogico? Diciamo di no. O forse migliorato da un certo punto di vista. Infatti vedete sotto che queste due parti sono selezionate nella voce miglioramento. Posso farlo anche in modo, io dico, analogico, perché nessuno mi vieta di fare un disegno, incollarlo, fare la stessa attività. E quindi siamo ancora nella fase di lo strumento sostituisce, aumenta un po'. Gli altri due step invece si hanno quando ci si mette la M di modifica, e quindi a questo punto io
posso avere un cambiamento del compito grazie a strumenti quali, ad esempio, la condivisione. Lavorare in modalità condivisa e quindi integrare la possibilità di fare una presentazione a tre mani, a quattro mani, con la condivisione attraverso le piattaforme, ormai quasi tutte danno questo strumento, è una modifica del compito, quindi io posso ridefinirlo poi all'ultimo livello e quindi passare alla fine, dove la tecnologia mi permette anche nella mia presentazione di trasformarla in un filmato, trasformarla in un video, oppure girare alcune scene, integrarle, mostrarla poi a un eventuale pubblico, anche pubblico di pari, perché non è per forza con una pubblicazione online che io posso ricevere un feedback, ma posso condividerla poi in modalità ovviamente visualizzazione, ricevere un feedback, caricarla su un canale video YouTube e realizzare, e qui entra in gioco anche la creatività, realizzare qualcosa di mio, e quindi il protagonismo degli studenti, dello studente, permette di arrivare, diciamo, a questo livello, dove la tecnologia è uno strumento a disposizione, uno degli strumenti, perché io posso ovviamente registrare un filmato, poi avvalendomi anche di altri contenuti che non siano per forza contenuti digitali, oppure di collaborazione con i miei compagni, un pezzettino io, un pezzettino tu, e poi mettiamo tutto insieme. Quindi mi era proprio venuta in mente questa infografica, chiamiamola così, forse nel 2010 ancora non era, però con il disegnino del mare mi ha ricordato questa cosa. Quindi la prima volta che ho letto la didattica digitale integrata ho pensato che in realtà qualcosa noi lo si faceva già, magari non a questo livello, però non siamo, diciamo, sprovveduti. Cosa ci ha colto alla sprovvista? Forse ovviamente è la nuova modalità di fare didattica, che va ripensata, va riprogettata, ovviamente, anche se quando si parla di didattica digitale integrata. Se avete qualche feedback, qualche domanda, qualche riflessione, qualche commento da fare, vi chiedo di scriverlo all'interno della chat. Anche perché non ho idea del fatto di se siamo o meno sincronizzati. Ogni tanto mi sembra che arrivino dei commenti che facciano riferimento a qualcosa di detto qualche minuto fa, quindi probabilmente non siamo. Io l'ultimo messaggio che vedo è delle 16:53. Ok, quindi all'inizio. Per uno studente di tecnico grafico, quale prodotto raccomandate? Ecco, questa è una domanda che possiamo girare a Riccardo. Ovviamente è una cosa molto importante. Voi sapete i software che usate, quindi diteci anche eventualmente. Esatto, cioè il tema riguardo a quello che viene chiamato il consumo dei contenuti, che si porta dietro alcune caratteristiche che poi vengono rispecchiate nei prodotti. In particolar modo partiamo dal display, quindi l'ampiezza del display. Chiaramente più si ha bisogno di un consumo visivo importante dal punto di vista della gestione dell'immagine, del colore e della fluidità delle immagini, chiaramente abbiamo bisogno di un display forse un po' più grande rispetto a quello che noi consigliamo di base, che è l'11.6, e spostarsi invece verso una diagonale, verso i 14-15 pollici, con delle caratteristiche chiaramente di definizione e di gestione del colore che sono proporzionali all'intensità che il lavoro svolge su questi aspetti. Chiaramente poi ci sono, oltre al display, allo schermo, anche altri aspetti importanti come la CPU, quindi il processore, e la gestione di quello che viene chiamata lo storage, gli hard disk, i solid disk e la RAM, quindi tutta questa stringa che si vede ripetuta in tutte le varie configurazioni dei computer, poi è come un'equazione, cioè un uguale a destra ritorna una risposta in termini di performance della macchina. Quindi se, come chiedeva il professore, l'esigenza dell'istituto grafico è quella di fare 2D, 3D,
rendering, chiaramente andiamo su macchine molto specifiche che noi abbiamo, ad esempio, a catalogo sotto il brand ConceptD, lanciate da un anno, che sono tipicamente proprio studiate, ingegnerizzate per una gestione estrema del colore dell'immagine. Dipende tutto da quello che è, come diceva anche Marina, il contenuto che deve essere utilizzato tramite dei software specifici. Per questo noi, tra l'altro, affrontiamo l'esigenza del mondo della scuola direttamente quando possiamo avere il piacere di dialogare con le scuole, ma anche tramite una rete di partner certificati, che sono particolarmente attenti e preparati a rispondere a queste esigenze, a guidarvi nel percorso di scelta del prodotto giusto. Quindi dipende poi quello che dovete fare. Mi aggancio a una chat che dice che non riesce a lavorare con una polizzaggio minore dei 27 pollici. Sicuramente la sua esigenza ovviamente è quella di utilizzare l'immagine con grande performance. Allora lì probabilmente c'è bisogno di un ausilio differente, che è un ausilio di un monitor esterno, che può essere collegato sia a un notebook o a un desktop ad alta performance. Noi abbiamo una risposta a un po' a tutte, quasi tutte le esigenze della scuola. E qualora non riusciamo a trovare una risposta, siamo molto trasparenti, piuttosto diciamo che non siamo noi la soluzione ideale. È capitato veramente molto raramente. Ma oggi, quando si parla di DDI, di DAD, di tutte queste sigle, diciamo, di moda per la gestione della didattica a distanza, di solito parliamo quasi sempre di notebook o di dispositivi portabili, portatili. Io credo che ci sia una differenziazione molto importante da fare, e chiedo a Marina anche un confronto live. Non ce la siamo preparati questa cosa, quindi sarà molto difficile. Io, quando penso all'utilizzo di un dispositivo per tante ore, mi pongo la domanda quanto sia importante la tastiera fisica, piuttosto che una tastiera virtuale o software. E quindi è il mio urlo, chiamate la mio. Strillo a voce alta: attenzione, scegliete prodotti con tastiera fisica, il notebook primariamente, perché vi assicuro che soprattutto adesso, dove siamo costretti a lavorare tante ore continuamente sui dispositivi digitali, parlo in particolare degli studenti e dei docenti, usare la tastiera video che appare sui tablet molte volte è veramente difficile. Quindi attenzione anche a questo tipo di quando si fanno le scelte, attenzione a questo tipo di particolari. Pensiamo sempre a che cosa devo, come lo utilizzo e qual è l'esperienza, il feeling che io ho nell'utilizzare un prodotto. Cercate sempre di usare sempre il più possibile prodotti con tastiera fisica. Allora, io sono d'accordo, considerate che io ovviamente nasco con il computer fisso, quindi tastiera ovviamente fisica, il tablet è arrivato, l'iPad è arrivato nel 2010, io ero già fuori ovviamente dalla scuola, ma sono convinta e lo consiglio alle amiche, alle colleghe che hanno i figli piccoli, sono convinta che vada prima appresa la videoscrittura su tastiera fisica. Ovviamente questo prima prendetelo con le pinze perché ormai i ragazzini, i bambini, anche i piccoli, vedono benissimo noi smanettare tutto il tempo su dispositivi touch e sanno già benissimo come switchare dalla tastiera con i numeri, con i simboli, senza bisogno di quando dici quando dici a un bambino ma premi il tasto shift, ti guarda come se avessi detto chissà che cosa. Io ricordo benissimo 3 anni fa. Alunni di classe prima, scuola primaria, laboratorio di informatica per la prima volta, forse a gennaio, perché siamo andati dopo che avevano già appreso, diciamo, le lettere. Si stava scrivendo per esercizio, diciamo, di videoscrittura, si stava scrivendo e a un certo punto sullo schermo di una bambina vedo comparire una serie di lunghissime e chiedo: Ma che cosa stai facendo? Cerco la E con l'accento. Quindi capite che cosa stava facendo? Stava tenendo premuto la E sul tasto fisico come se sul dispositivo ci fosse
E poi il cambio, il menu, come avviene sul dispositivo touch. Quindi io capisco bene che questi bimbi sono nati con altro sotto gli occhi, mentre io avevo sotto gli occhi i computer fissi, ma sono d'accordo sulla tastiera fisica. Poi il passaggio al touch è inevitabile, tant'è che i dispositivi che anche ha mostrato prima Riccardo ormai integrano tutto, lo schermo è touch, la tastiera è fisica, eppure hanno la penna grafica. Visto che le domande chiedono quale didattica digitale integrata per la scuola primaria. Allora, le esigenze della scuola primaria, che al momento è ancora in presenza, io spero resti in presenza il più possibile, secondo me sono quelle di affiancare un ambiente di apprendimento virtuale, come può essere una classe virtuale, di affiancarlo in modo che vengano formati i bambini sull'utilizzo. Serve anche ovviamente avere il genitore di fianco, perché un bambino di 6 anni non può accedere alla classe virtuale da solo, ma di ad esempio usare la classe virtuale come all'inizio come contenitore, caricare nella classe virtuale eventualmente materiale o qualcosa che si visualizza anche in classe. Quindi avete esigenza di visualizzare un video alla lavagna, ormai si fanno queste cose, perché non metterlo anche nella classe virtuale? Fate un lavoro, fotografia nella classe virtuale, oppure di assegnare anche qualche piccolo esercizio, piccolo inteso anche soltanto anche una piccola attività che abbia o non abbia un feedback, che poi lo decidete voi, un piccolo esercizio da svolgere con gli strumenti che man mano dovranno integrarsi poi anche nella loro vita lavorativa, perché non è che si scapperà dal cloud, questi ragazzini dovranno imparare a lavorare in modalità condivisa, faranno lavori che non ci sono, che dicono sempre che faranno lavori che adesso non esistono, ma secondo me non saranno mai sganciati completamente dalla tecnologia e dalla modalità di lavoro in modalità collaborativa e condivisa, speriamo non sempre a distanza, questo no, però ovviamente lo strumento digitale poi può essere anche un aggancio per certi bambini ovviamente, quindi farli lavorare sul digitale. Poi ci sono tanti strumenti compensativi, i bambini che hanno difficoltà a scrivere, ormai si può usare la voce, si può usare la dettatura, si può usare la lettura, la sintesi vocale, ci sono molti strumenti. Certo, noi educatori, perché mi prendo anche Riccardo tra questi, perché anche lui, essendo papà, noi educatori abbiamo anche il compito magari di consigliare qualche genitore, perché non credo che nessuno sia mai venuto a chiedervi: devo comprare il device per mio figlio, quale device è meglio comprare? Sicuramente abbiamo anche questo compito. Quindi il fatto di affiancare il lavoro in classe con la classe virtuale anche all'infanzia, perché no? All'infanzia ci sono dei bellissimi programmini, delle bellissime app, io amo non faccio pubblicità perché non mi viene in tasca niente, io amo la bacheca di Padlet, ho fatto creare alle colleghe dell'infanzia dei Padlet dove ogni mese caricano eventualmente anche qui il lavoro che hanno fatto, il video che hanno visto, eventualmente la storia che hanno letto in piccoli box, come dei piccoli post-it, che resti come storico, che può essere rivisto, perché no, nel weekend anche a casa con mamma e papà, mentre i bambini raccontano che cosa hanno fatto in quella situazione, senza ovviamente immagini di visi, di volti, ovviamente tutto ovviamente in maniera lecita. La bacheca può essere protetta con la password, può essere data solo via link ai genitori, è un ambiente che rimane anche, diciamo, chiuso, ma sempre meglio non postare materiale ovviamente che violi la privacy. E perché no, se si dovesse avere di nuovo un periodo di chiusura, poi avere già un ambiente familiare dove loro sanno che possono trovare la voce della maestra, il pezzettino che poi magari leggeranno insieme ai genitori, giustamente, anche perché il feedback che potete avere dai piccolini della scuola dell'infanzia non può essere quello che posso avere da un alunno già di quinta elementare, e quindi non posso io prevedere una classe virtuale, secondo me, mio parere e esperienza, per un alunno di 5 anni. Invece un ambiente dove trovare tanti piccoli post-it che lui clicca e ascolta, clicca e vede, clicca e si fa leggere ovviamente, oppure c'è la maestra, perché no, perché potete allegare anche un vocale, e quindi diventa anche un modo per, diciamo, fare formazione con questi bambini, per introdurre lo strumento come un altro tipo di strumento,
c'è il libro che io prendo dallo scaffale e leggo con tutti i bimbi in cerchio, ma c'è anche il libro che potrebbe essere poi letto a casa quando questa situazione non ce lo permette, oppure la possibilità di cliccare e vedere la maestra, come in questo caso, che mi racconta la fiaba. Quindi certo che ogni classe, perché se parliamo di didattica digitale alla primaria, io penso che con i piccolini di prima, appunto, avere la classe che loro ogni tanto aprono, hanno realizzato, adesso faccio un esempio concreto perché mi viene più facile, nei primi giorni era tutto un parlare di regole, distanze, mascherine, sicurezza, lavarsi le mani, abbiamo realizzato il nome della piattaforma dell'infanzia, certo, lo scrivo anche nella chat, Padlet, scusate, io ogni tanto leggo la Padlet, free, tre bacheche free, poi bisogna acquistarle, ma con tre bacheche davvero si riesce a fare molto. Poi io, anche qui, se volete, sulla pagina di Impara Digitale ci sono anche dei tutorial, dei piccoli corsi che potete eventualmente andare a sbirciarvi, e ci sono dei materiali che sono stati fatti anche per, sia gratuiti sia no, ci sono ovviamente entrambe le cose, stati fatti per la didattica a distanza, che potrebbero essere sfruttati anche per la didattica digitale. Quindi stavo dicendo, se con i piccolini io magari carico, appunto, ho fatto queste regole, poi i bambini hanno disegnato le manine, hanno disegnato il gel igienizzante, e ovviamente con l'aiuto dell'insegnante, perché non l'hanno fatto da soli, usando Learning Apps ad esempio, abbiamo creato il gioco del memory delle regole. Questo link del gioco del memory è stato caricato nella classe, ecco, è stato un tripudio di andare a casa e chiedere alla mamma e papà di far vedere, di aprire la classe, perché c'era dentro il gioco che volevano far vedere fosse fatto con i loro disegni e volevano giocarci. Quindi trovare una strategia anche per aiutarli a... Poi certo, dicevo, se con la classe prima io faccio queste piccole cose, invece con la classe quarta, con la classe quinta, posso anche permettermi poi di andare a chiedere loro di lavorare magari in modalità collaborativa su una presentazione. Certo, dipende anche da quanto avete usato lo strumento e quindi da quanto avete potuto anche con i device a scuola, abituarli a questa cosa. Quindi io posso, in questo caso, chiedere a 2-3 studenti che ovviamente con, ad esempio, Office 365 oppure G Suite potete ovviamente facilmente contattare, perché le scuole hanno dato l'account agli studenti, quindi avete già una piattaforma, quindi in un certo senso c'è già un pezzettino di integrato, che è la parte software, una piattaforma pronta, e quindi posso chiedere a 2-3 bambini di lavorare sulla stessa presentazione per fare una piccola ricerca. Anche qui, quando lavorano da soli, lo so che non potete vedere quello che fanno, ma se hanno fatto e se sanno spiegarvi quello che hanno fatto, se poi sanno anche, magari in modalità, non dico per forza flipped, ma anche in questo caso può essere utile, in modalità spiego ai miei compagni il mio lavoro, non ditemi che non siamo in grado di valutare se hanno fatto da soli, se hanno capito, se... Quindi c'è anche la parte di valutazione, diciamo, delle competenze, perché no? Perché voi gli avete dato uno strumento vuoto, gli avete chiesto di lavorare in un certo modo, gli avete chiesto di fare un prodotto, magari li avete aiutati dandogli dei link, dei materiali, magari li avete supportati nella ricerca, per non ovviamente farli cercare da soli, perché anche qui, anche per la ricerca in rete, secondo me serve formazione, serve che facciamo capire ai ragazzini che non è che tutto si può pescare dalla rete, che esiste il diritto d'autore, che esistono i materiali con licenze libere, che esistono siti dove si può andare a prendere un'immagine e riutilizzarla per il proprio lavoro. Che c'è anche la parte, ovviamente, che uno ci può mettere con la creatività. Ho visto tante volte bambini dirmi no, io preferisco, faccio un disegno, poi lo carico e lo metto nella presentazione. Va benissimo. A proposito di caricare, classe prima, classe seconda, se i compiti richiesti, adesso non è ancora il periodo, cioè nel senso non siamo in questa condizione, ma se venissero consegnati via foto con lo smartphone,
Giusto, io sono d'accordo che prima debba imparare a scrivere sulla carta, assolutamente sì, che non si possa pretendere che un bambino che sta imparando a leggere, scrivere, farti conto faccia tutto sul digitale, quindi compiti sulla carta, foto che viene consegnata. Ecco qui, io ritengo utile avere uno strumento che possa anche permettere l'utilizzo ad esempio di una penna, come diceva prima Riccardo, che integra tutto. Io per esempio ho il tablet, non ho un device che ha tutto, il mio computer è abbastanza, non è nuovissimo, quindi è un computer che fa il computer, il notebook, e poi con il tablet ho preso la pennina, quindi correggere in quel modo, che non è una correzione, sapete benissimo che attivare gli strumenti di modifica su una foto non è correggere, però mi aiuta, mi evita un sacco di tempo perché è più sicuramente veloce. Quindi anche voi, in base a quello che dovete fare, in base a quello che vi serve, in base all'ottimizzazione del lavoro e del tempo, potreste avere la necessità di un dispositivo mirato, diciamo, o completo, perché no, per non averne 3-4 da gestire e vi dicendo. Intanto, Ricky, volevi dire qualcosa? Ho visto che avevi aperto il microfono. No? Volevo sapere che computer avevi a casa. Ah, io sono di parte, io ho un MacBook. Io ho un mondo Apple, quindi lo so che è una coltellata al cuore per Ricky, per Riccardo. Allora, io intanto leggo un attimino un po' io la chat. Ho letto anche io alcune domande, ho visto una domanda, sì, relativa agli studenti di un percorso enogastronomico, quale notebook veniva consigliato. Notebook o applicazione? Era device, se non ricordo male, e a livello di device, se non mi ricordo male io la domanda, se provo a recuperarla. Vediamo se riesco. Quali prodotti suggeriti per studenti di enogastronomia? Penso alla creazione di menu. Allora, il prodotto può essere poi anche il software. Sicuramente come software ci sono tutta una serie di applicativi e utilities che permettono la creazione di documenti, di stampati, di creatività, anche free sulla rete. Io aggiungo subito, se serve, che Adobe Spark e Adobe Pages sono due ottime applicazioni anche per sia via web sia via browser, quindi accedo da sito. Un'azienda che è più focalizzata anche se sul mondo della scuola, con una divisione verticale attenta ai bisogni, quindi assolutamente consigliatissime. Esatto, quindi ci sono anche le app e permettono di fare queste pagine web interattive dove io posso andare in verticale, in orizzontale, e sono preimpostate, diciamo, con delle piccole animazioni che secondo me potrebbero essere sfruttate per un enogastronomico che deve anche rendere magari accattivante, non è che deve fare la lista degli ingredienti così e della ricetta così spartana su un foglio, che ben venga, ci manca per imparare anche la formattazione, assolutamente ben venga, ma questi due strumenti, Adobe Spark e Adobe Page. Poi i device invece ve lo consiglia poi Riccardo, io leggo la chat intanto. Il device vale la regola di prima, quindi quanto deve essere complessa e elaborata l'immagine. Suggerisco un prodotto touch, perché comunque c'è la possibilità di interagire con o senza penna, con lo spostamento anche diretto, non solo con l'esperienza del mouse, dei vari elementi grafici. L'elaborazione grafica non credo richieda una particolare capacità di calcolo, quindi probabilmente si può stare anche con CPU fino a Core i3, che contiene chiaramente la spesa. Bisogna stare attenti perché molte volte, una delle chiacchierate che facciamo offline con Marina prima di collegarsi, viene suggerita dai vari esperti all'interno delle scuole o degli esperti che si vengono comunque a essere consultati, delle configurazioni che io trovo a volte abbastanza spaziali, ecco, a volte addirittura che non esistono, perché si pensa sempre che comprare il prodotto estremamente evoluto dal punto di vista tecnologico, l'ultimo processore di Intel o AMD, piuttosto che una quantità di banchi di RAM lunga quasi come un tier, sia la soluzione al problema. In realtà rischia di diventare
un cattivo investimento, quindi anche un abuso di investimenti che sono messi a disposizione, che per definizione sono finiti, ma soprattutto avere una risposta non centrata e non mirata a quella che è l'esigenza didattica o di creazione di contenuti, di fruizione di contenuti che il percorso prevede. Quindi bisogna sganciarsi un attimino dalla logica che noi chiamiamo consumer, di rincorrere l'ultimo prodotto tecnologico alla funzionalità del device. Molto spesso la stragrande maggioranza delle applicazioni didattiche sono sufficientemente supportate da processori Intel Celeron e Pentium, ad esempio, o AMD Athlon A4, senza stare a rincorrere il processore Core i7, Core i9, che oltretutto vi porta anche un consumo energetico più alto e una, chiaramente, oltre che una spesa anche di infrastruttura più alta, non è, è veramente centrata rispetto all'esigenza. Quindi affidatevi degli operatori che vi possono dire che molte volte è meglio prendere un computer più sottile, più leggero, più robusto, piuttosto che un computer che ha un processore con capacità quasi da gamer o con delle performance incredibili che non si sposano con le vostre esigenze. Allora, poi leggo un po' dalla chat. Realizzare video per un liceo. Allora, la realizzazione di video non è tanto la realizzazione in sé, perché app che, cioè, va benissimo anche la fotocamera del telefono normalissimo, quanto il montaggio. Il montaggio, cioè la possibilità di filmare, tagliare, mettere un effetto. Io ovviamente lì dipende, certo, il mondo Apple ha le sue app native che sono anche abbastanza potenti. Mondo PC ci sono delle applicazioni come Magisto, ad esempio. Io vi dico un po' di nomi, sia chiaro, non sono pubblicità perché sono quelli che uso e quindi quelli che conosco e so che funzionano. Quindi sono applicazione semplice, interessante. Floris, mi dicono, ho usato quei bambini con la scuola primaria. Quindi io Magisto lo uso per quando taglio e incollo, diciamo, metto insieme più filmati. Non è mai possibile, sapete meglio di me, fare una registrazione che magari dura anche 10 minuti con buona la prima, è meglio sempre farne magari a pezzettini. Quindi vedo per l'open day, benissimo, per l'open day devo filmare le diverse aule, quindi io posso andare a filmare i vari spazi e poi mettere insieme se voglio fare un video. L'open day mi viene in mente anche il ThingLink che prima la collega ha menzionato. ThingLink permette di fare un'immagine, di mettere un'immagine, ma anche un video, un'immagine e o un video e aggiungerci dei tag, cioè dei piccoli, ovviamente, segnalini, segnaposto. Io l'immagine la vedo, diciamo, pulita. Quando passo con il mouse sul segnaposto ho un aumento dell'informazione, quindi vedo eventualmente se l'immagine è messa sulla porta della quarta B, posso leggere classe quarta B, 20 alunni e una serie di informazioni. Il tag può contenere un altro elemento multimediale, potrebbe contenere un video della quarta B, ad esempio, potrebbe contenere un'informazione scritta, un'altra immagine. Quindi anche qui. Anche Adobe ha al suo strumento video. Se andate poi sul sito dove vi ho indicato Spark e Page sono due cose diverse, c'è anche Adobe Video, quindi c'è proprio la sua. Esiste anche la possibilità di usare servizi online senza installare software su PC? Assolutamente sì. Tutti i servizi che vi ho citato sono web app significa che si basano sul web, che sono io ad accedere, mi viene salvato il progetto nello spazio cloud che ogni applicazione ovviamente ha e mette a disposizione, quindi il Padlet ha tre bacheche, io ho spazio per tre bacheche nella mia sezione, nella mia dashboard free. Adobe Spark salva i miei progetti nella mia scrivania Adobe, sono io poi a decidere di renderli pubblici o di lasciarli privati, diciamo, solo per me, o di eventualmente collaborare con altre persone facendo la condivisione. Il Book Creator anche, potentissima applicazione per creare fumetti e per creare EPUB. Anche lì ho una libreria mia, 40 libri posso creare, non sono pochi.
posso anche collaborare con gli studenti, farlo in modalità collaborativa. Io lavoro in web app e quindi entro, ovviamente serve sempre la connessione, quindi non è cosa da poco avere i servizi online, nel senso che se io chiedo agli alunni di lavorare in un servizio online, devo prevedere che questo abbia la possibilità di accedere quando serve, quando ho bisogno. Quindi ci sono tante possibilità, assolutamente sì, il mondo delle app è in continua espansione. Prima qualche docente chiedeva quale tablet per sé, per un docente. Guardate, io consiglio sempre di spenderli giusti, spendere una volta e spendere bene, non di comprare un dispositivo che, Riccardo alza le mani, non di comprare un dispositivo che non si aggiorna l'anno dopo, che il touch non risponde. Quindi potete andare su un dispositivo Samsung, potete andare su un dispositivo Acer, potete andare su un dispositivo Lenovo, potete andare su un dispositivo Apple, ma se prendete un prodotto di pari caratteristiche, i soldi che spendete, e Riccardo correggimi se sbaglio, solitamente il prodotto di fascia alta ha quella cifra un po' per tutti, forse Apple spara un po' più in alto, forse, questo sì. Bisogna vedere sempre per cosa un prodotto è studiato. Certo. Dietro un prezzo non c'è solamente una validità tecnologica, ma anche un mercato di riferimento. Alcuni mercati in Italia sono popolati da prodotti che hanno un costo di creazione poco differente dai prodotti magari che costano la metà, ma vengono veicolati in mercati dove il prezzo, il posizionamento è uno degli elementi per cui uno si fa preferire, e questo ad esempio è uno degli esempi anche di Apple, che ha costruito la propria immagine di prodotto anche su questo, sul posizionamento del prezzo. Quale tablet comprare, quale notebook comprare, io dico, parlate con l'operatore di zona di vostro riferimento, i rivenditori che abitualmente seguono il mercato della scuola, se è un prodotto che poi deve essere utilizzato anche per la scuola, e fatevi consigliare da loro in base all'infrastruttura che avete, in base alla tecnologia che già la scuola ha e quello che dovete fare. Molto probabilmente saranno loro a indirizzarvi poi al prodotto corretto e anche alla marca corretta. Cercate sempre, dal mio punto di vista, di proteggere il vostro investimento. Quindi comprate un prodotto resistente e con una garanzia valida per 1, 2, 3, 5 anni, possibilmente sul territorio italiano, da un'azienda italiana. Allora, le caratteristiche, Santina chiede le caratteristiche, che sapeva già di dover spendere, ottimo Santina, facciamo girare pure l'economia. Allora, le caratteristiche, buona memoria se non può espandersi, perché le app pesano e diverse app hanno ovviamente bisogno di spazio. Un buon processore, perché anche per utilizzare adesso la realtà aumentata o la realtà virtuale, il processore richiede, ecco perché io dico prodotto, i colleghi di Riccardo lo chiamano entry level, cioè il prodotto di fascia bassa, non ha magari un processore prestante, quindi il prodotto di fascia media o prodotto di fascia alta, guardate anche le offerte. Tra l'altro oggi è pure Black Friday, io sono invasa da pubblicità da destra e sinistra, forse anche voi, perché ormai tutti utilizziamo diversi canali per acquisti e ci bombardano con queste cose. Quindi se non vuoi Apple, ovviamente non è, ci mancherebbe, non è obbligatorio avere Apple, un processore valido, una buona memoria, anche qui una buona RAM, e poi la macchina fotografica eventualmente, anche se magari uno non la usa in modo professionale per fare, però qualche video, qualcuno si diletta con foto video, quindi davvero a volte abbiamo in mano degli smartphone che sono molto più potenti del nostro PC, del nostro notebook, e questo è vero, si può fare veramente. Da casa non possono leggere la chat? Ah, scusate, eccoci. Ok, allora la regia mi dice, alle 5:30, scusatemi, che non potete leggere la chat, quindi io sto scrivendo continuamente i nomi delle applicazioni e poverini voi. Ok, allora facciamo così. Faccio una lista di applicazioni, le faccio caricare sul sito di Impara Digitale
in modo che voi possiate andare a pescarle. Ora, non credo stasera, se no mi uccidono le mie collaboratrici. lunedì o martedì lo faccio fare questa cosa, sicuramente, perché forse stasera non riusciamo. Altrimenti mi voglio suicidare, marina.lodigiani@gmail.com. Se volete scrivermi, mi date il tempo di rispondervi, io vi rispondo volentieri. Ecco, anche quindi scusate. riccardo.tavola@acer.com, sui tempi di risposta non garantisco, è un periodo piuttosto intenso, ma rispondiamo a tutti. Ok, allora chi mi chiedeva di poterli presentare, purtroppo questo non è un corso di formazione, mi spiace, quindi non siamo così attrezzati per far passare tutto. Prima, leggendo anche qualcosa, leggevo che qualcuno non riusciva a far passare audio e video quando presentava. Questo è un problema che, per esempio, Meet, io uso la piattaforma G Suite, quindi so rispondere per quanto riguarda Meet. Meet ha risolto, dovete condividere la scheda di Chrome. Se quando andate in condivisione schermo trovate la finestra, il mio schermo intero, una scheda di Chrome, ovviamente caricate sulla scheda di Chrome la vostra presentazione, scegliendo di condividere una scheda di Chrome, passeranno sia la vostra voce sia l'audio contenuto nella presentazione stessa. Quindi questo l'avevo letto prima mentre scorrevano. Ok, quindi... vi chiedo, ora ci taglieranno, quindi ve lo dico subito, sono le 5:30, vi chiedo la cortesia di ovviamente attendere questa cosa che farò pubblicare, promesso. Ah, presento solo l'elenco, scusa, ah, avete anche ragione, ma proviamoci, dai, ci provo a scrivere l'elenco, grazie Diego, provo a fare questa cosa, vediamo se viene. Allora, faccio così, condividi, torno qui, metto una slide... e proviamo a fare questa cosa, vediamo un po', ovviamente metto un carattere un po' grande, allora, Bing Link, questa è un'applicazione oppure sia sito web, immagini con i tag, io scrivo, poi non so, voi farete una foto, non lo so, StoryMap, altra applicazione via web, permette di creare un percorso non in linea del tempo ma geolocalizzando dei punti, quindi un viaggio potrebbe essere narrato con punto di partenza, usato per raccontare la gita scolastica, io per esesempio, siamo partiti da qui, tappa quell'altro, tappa quest'altro, quindi StoryMap, e esiste anche il suo corrispettivo che si chiama Timeline, permette di creare le linee del tempo interattive, quindi con la possibilità di inserire nell'anno, nel mese, nel giorno, poi dipende, sceglierete voi, un elemento anche multimediale, quindi quel tal giorno, non solo testo, ma anche video, anche immagini, anche altra cosa. Poi avevo citato Adobe Spark, che serve per creare dei piccoli video, esiste sia via web, sia via applicazione. Insieme c'è Adobe Page, che permette di creare delle web page, pagine web, anche qui molto facile da utilizzare e subito presentabili, subito pubblicabili se volete, quindi mi è venuto in mente Adobe Page quando la collega chiedeva anche di presentare magari una ricetta piuttosto che un menu, penso a catering, non so se si fanno anche queste cose, oppure altri prodotti enogastronomici per la scuola professionale che deve anche eventualmente pubblicizzare, perché no, vendere, diciamo così, i suoi servizi. Poi avevamo citato il Padlet che permette di fare le bacheche in modalità condivisa e quindi ottimo per la scuola dell'infanzia. Magisto, che era l'applicazione che adesso accendo il mio tablet e prendo nota, che era l'applicazione che permette di fare un montaggio video. Insieme a Magisto c'è anche un'altra bella applicazione che si chiama così CapCut. Un collega proprio in questi giorni che è utile quando registrate direttamente con il dispositivo tablet o cellulare per tagliare tagli fare sistemare diciamo il minutaggio che vi serve che è concreto per dopo magari incollarlo e metterlo insieme ad altre applicazioni ad altri filmati scusate
Poi ovviamente vabbè, tutti i programmi che voi utilizzate forse con le vostre piattaforme, quindi editor di testi, questi ci sono, esistono anche a livello app, sia a livello web. Poi cosa che mi veniva in, cosa che abbiamo fatto, cosa che abbiamo citato prima, insomma, ne ho dette un po' e poi non mi ricordo più. C'è anche questa bellissima applicazione per fare video in stop motion, si chiama Stop Motion proprio, è quella che permette di creare i filmati facendo tanti scatti degli oggetti, spostandoli e usando la tecnica proprio quella classica del cartone animato. Adesso scorro ancora un po', vabbè, poi ci sono delle app anche magari che servono proprio così, diciamo disciplinari, c'è il GeoGebra che esiste anche per tablet e esiste anche versione web che vi può essere utile. Poi ce ne sono anche altre, nel senso che non so, un'app per registrare note vocali, quello lì nello store c'è solo l'imbarazzo della scelta. Avevo citato anche il Book Creator per fare gli EPUB e soprattutto per fare i fumetti, perché ha già il layout delle pagine suddiviso con i frame. Eccoci, spero di avervi dato un po' di... Ovviamente, dette così, sì, capisco bene che sia un po' complicato, però di tutte queste applicazioni, sbirciando in rete... poi non credo di non dovervelo dire io, anche perché l'abbiamo sicuramente fatto in tutto il periodo scorso, andare a sbirciarci un po' di tutorial, andare a vedere se qualcuno ha fatto un piccolo video di aiuto su come si usa, oppure se ci fanno vedere degli esempi. In ogni caso vi lascio comunque come riferimento anche la pagina di Impara Digitale.